Ciao ragazzi, oggi nuovo video, come vedete già un po' di base fatta, ho messo solamente il fondotinta e ho messo questa qui di It Cosmetics che è la CC+, la mia colorazione è, oddio la light, sapete non me lo ricordo? Sì, light, questa è una mini size presa dal sito di Douglas perché mi piace tanto, però volevo esserne sicura, quindi per adesso ho comprato la mini size, poi più avanti magari quando finirà comprerò la grande, però mi ci trovo molto molto bene. Ho fissato tutto con questa mini size sempre di Hourglass, la cipria, la veil translucent setting powder, ce la posso fare, che era nel calendario dell'avvento di Sephora. E poi ho fatto solo le sopracciglia con la Brow Divine di Nabla, questa è la colorazione Uranus, che credo che non leggerete, e poi le ho fissate con il mascara in gel di NYX, quello trasparente. Siamo qui oggi perché voglio provare con voi dei prodottini di We Make Up. Ho fatto ordine, è la prima volta, perché c'erano delle offerte, non mi ricordo i prezzi singoli, però in totale ho pagato tipo 47 euro con il contrassegno e ho preso un panno per struccare, perché mi serviva e già che c'era l'ho preso, una mini size di un liquid ever, i rossetti di cui tutti parlano bene, ho preso la colorazione numero 14 Pico Brownie, l'ho presa piccola, primo perché ho tantissimi rossetti e poi perché in questo periodo con le mascherine non li sto mettendo molto, però volevo almeno creare un look completo da farvi vedere, e questa è la colorazione. Quindi questa poi la andremo a provare. E poi ho preso il mascara, questo è il More 01, penso ci sia questo e un altro, che forse è waterproof, però non mi ricordo. Questo è un mascara volumizzante, è la confezione, e ha questo scovolino. È strano perché di solito i mascara volumizzanti non hanno questo scovolino, però lo proveremo, mi sembra molto liquido. E poi naturalmente ho creato una palette di quelle componibili, questa palettina è magnetica, appunto se andate sul sito la potete personalizzare, e io ho scelto un po' di colori così a caso, diciamo, e sono questi, già li ho sistemati tutti, indovinate un po' che colori potevo metterci dentro se non l'azzurro e il blu, e sono 6 opachi e questi altri adesso hanno tutte, questi due vi sembrano molto simili, in verità hanno, sono un po' diversi, ecco, vedete, ecco qua, così penso si percepisca la differenza. Certo dite o uno o l'altro, però a me piacciono un sacco questi colori di questo tipo perché li uso tantissimo all'angolo interno dell'occhio. E poi ho preso questo viola che mi ispirava molto, che ha una grana un po' più grossa ed è bellissimo, cioè guardate, mamma mia, mi sembrano molto belli questi ombretti. Adesso se riesco vi dico anche i nomi, sono tenuta tutte le confezioni vuote per farvi, per dirvi i nomi, se magari ve ne interessa uno sapete almeno come trovarlo sul sito. Aspettate che lo svuoto. Allora, iniziamo dal nero, che è appunto l'opaco, questo qua, che è il 125, quindi questo. Poi il blu, che è un blu violaceo, non è proprio blu, è il 137. Poi abbiamo l'azzurro opaco, che è il 136. Poi c'è il nude marroncino, che è il 116. Il giallo è il 147 ed è sempre opaco. Il rosino è il 102. E poi passiamo, aspettate che questi adesso sono un po' più complicati perché... Ah, ecco, questo qua è un duochrome ed è il viola ed è il 403. Quindi lo trovate nella sezione duochrome. Poi ci sono gli altri due che invece sono della linea 3D Metal Eyeshadow, e adesso dovrei capire qual è uno e qual è l'altro. E vabbè, sono uno il 309 e uno il 306, perché vedete le confezioni cambiano pochissimo di colorazione, non so, comunque questi due sono di 3D Metal Eyeshadow. Ok, io ora metto la P. Louise sugli occhi e iniziamo. La P. Louise che ho messo è quella che ho, che è un po' chiara, però è quella più chiara che ho, appunto, che è la 0.5. Direi di iniziare dalla piega dell'occhio con questo qua, il blu. Ok, proviamo e vediamo un po'. Mi avvicino così magari vedete qualcosa. È un po' più scuro di come da come sembra in cialda, però adesso lo sto proprio picchiettando, perché a parte devo ancora capire bene come funzionano queste basi di P. Louise, perché sinceramente ancora non ce l'ho ben chiaro, però
almeno ci proviamo insieme, perché vedo tipo Liquors Beauty che le applica il colore proprio poggiando e poi lo sfuma. Io non so perché, ma trovo sempre un po' di difficoltà a fare così, quindi voglio però capirlo perché, insomma, quindi tanto lo applico così. E poi prendiamo un pennello un po' più ampio e lo vado un pochino a sfumare. E però un po' lo vado a rintensificare con... Devo dire che non si è... forse sarà anche la base sotto che, essendo un po' appiccicosa, lo tiene bene. Però ecco, sfumandolo di solito questi blu un pochino perdono. Però questo non mi sembra. Adesso con lo stesso pennello vado a prendere l'azzurro e lo vado a portare un po' più sopra. Ok, un trucco sobrio della domenica. Ok, devo dire che non mi dispiacciono questi insieme. Sono arrivata un po' alta, eh. Devo dire che non mi dispiacciono, quasi sono sfumati meglio perché forse la base era un pelino più asciutta e quindi sono riuscita a sfumarli un po' meglio, però devo dire che per essere un blu e un azzurro non male. O metto il giallo sulla palpebra mobile e poi illumino con uno di questi due, e sì, facciamo così. Quindi con un pennello a lingua di gatto prendo il giallo che è sempre opaco e lo vado a mettere. Bello anche sto giallo, eh. Dovete un po' cioè, mettervici con pazienza perché fa un pochino chiazza, ma poca roba. Però ci sta. Ora, nell'angolo esterno vado a mettere un po' di nero per scurire con un pennello a penna e lo vado a mettere. Il nero bello intenso, ci piace. E un po' lo vado naturalmente a sfumare. Tra tutti quelli che abbiamo applicato finora, quello che mi piace un pochino meno è il giallo, perché qua sulla palpebra, vedete, non è omogeneo. Ora, io non so, ripeto, se è l'ombretto o se è la base sotto, quindi mi riservo. Non voglio dire che non mi piace, però ecco, quello che mi piace un pochino meno tra quelli che abbiamo usato finora è quello. Sotto l'arcata sopraccigliare, giusto per dire che l'abbiamo messo, prendo anche un po' del rosino opaco e ci sfumo quel poco che c'è qua perché son salita veramente tanto oggi con gli ombretti. Un pavone sembro, ecco. Nella parte inferiore rifaccio la stessa cosa, quindi metto prima un po' di blu. Eh sì, senza la P. Louise sotto, vedete, è meno intenso. Ci sfumo anche un po' l'azzurrino per riprendere quello che abbiamo fatto sopra. Qui anche ho fatto un po' macchia, penso di essere stata io però. Nell'angolo interno, naturalmente, andiamo a usare uno di questi due. Io userei più questo con i riflessi azzurrini per avere un po' di continuità cromatica. Vediamo un po'. Questi secondo me sono più belli presi con il dito, però non ci arriverò mai il mio dito lì, quindi. Proviamo a prendere col dito anche l'altro, lo scarico un po' e lo vado giusto un po' a picchiettare sopra il giallo. Sono andata a mettere un po' di matita marrone e un po' di eyeliner giusto per concludere il trucco. E adesso andiamo a provare il mascara, se lo trovo, dove l'ho messo, eccolo qua. E vediamo un po' com'è l'effetto. È strano. Allora, sì, è sicuramente volumizzante e quasi per niente allungante. Prende tantissimo prodotto lo scovolino. E sì, ecco, ve lo consiglio se avete delle ciglia già abbastanza lunghe. E perché, cioè, vedete, non si vede praticamente già col trucco a bella riga di eyeliner. Però se le avete corte, praticamente ve le ammappazza tutte. Perché è veramente molto... Cioè, non... È strano perché la consistenza è liquida, però
Però è molto pesante, non so come descriverlo in altro modo. E io fate conto che ho delle ciglia abbastanza lunghe, insomma, non lunghissime, però. Però trovo faticoso stenderlo, ecco. Comunque, questo è un occhio con una passata e l'altro senza. Diciamo che con un trucco così pesante non si nota, però. Lo proveremo magari un'altra volta. Cioè, lo continuerò a provare anche senza niente sotto, solo mascara. Sì, diciamo che il mascara lo devo riprovare un po' meglio perché così non mi ha proprio convinto al massimo, perché me le ha tutte un po' appiccicate. Ma non perché sia. Ah, è veramente molto liquido, però non. Vedete? Non lo so. Il mascara per adesso non. Non mi convince, però magari se vi interessa poi vi. A parte, se voi ce l'avete fatemi sapere se. Devo passarlo in qualche altra maniera perché non riesco neanche più a dividerle ora. Diciamo che così, sapendo, non mi verrà. Già mi conosco, non mi verrà molta voglia di usarlo. Però vabbè, insomma, è la prima volta che lo proviamo, lo riproverò sicuramente. Ora metto un po' di blush o qualcosa e mettiamo il rossetto. E ora andiamo a mettere appunto il rossettino e vediamo un po'. L'odore non mi piace. Non ha un profumo. Cioè, ha un odore, ma non un profumo. Base un po' fredda. Ok, il colore è esattamente il tipo che piace a me perché è un pochino freddo. Col look occhi alla fine ci sta anche abbastanza bene perché non avrei saputo proprio che metterci con un look occhi così importante. E devo dire che non mi dispiace. È molto confortevole sulle labbra, si sta asciugando ancora. Molto bello il colore del rossetto, sì. Diciamo che per ora tra le cose che ho provato, quella che non ricomprerei è il mascara per il momento, però appunto voglio provarlo un po' meglio. Vedete, si sta asciugando. Molto carino questo rossetto, sì, mi piace un sacco. Assomiglia un po' a uno di Astra, aspettate, non so perché, ma mi ricorda questo qua, lo 01 di Astra, della linea Hypnotize. Mi sa che questo, oh no, forse era quest'altro. No, però mi sa di no. No, questo è un po' più. No, non c'entra niente proprio, cioè zero. Vabbè, lo so, sognato. Ok, adesso si è asciugato. Vediamo se stampa. Pochissimo. Rimane un po' appiccicoso, però è molto sottile sulle labbra. Ha anche effetto un po' polverosetto, sapete, quell'effetto un po' così. Devo dire che comunque mi piace il colore, quindi lo terrò qui e quando sarà possibile rimettere i rossetti. Tranquillamente lo metterò perché ultimamente sapete non li sto mettendo. Quindi ecco, questi sono tutti i prodotti che ho preso da We Makeup. Se avete provato qualcosa, fatemi sapere con un commentino qua sotto. Se siete arrivati fino alla fine del video, cioè in questo momento, lasciatemi un cuoricino o giallo o blu, scegliete voi, se anche tutte e due è anche meglio. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!